È il momento di accogliere con un applauso la sezione bolognese-romagnola dedicata ad Angelo Manaresi. Due medaglie d'oro sono appuntate sul vessillo, scortato dal presidente sezionale e dal consiglio sezionale. La sezione nacque il 18 novembre 1922, quando una cinquantina di alpini, quasi tutti reduci della Prima Guerra Mondiale, si riuniscono in assemblea a Bologna per deliberarne la Costituzione. La sezione è intitolata ad Angelo Manaresi, socio fondatore e presidente nazionale dal 1929 al 1943, e vanta anche la figura di un altro presidente nazionale, quella di Vittorio Trentini, dal 1981 al 1984. La sezione bolognese-romagnola opera su un territorio molto esteso, costituito da ben cinque province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. È costituita da 46 gruppi per un totale di circa 4.000 associati. Pensate che nel corso degli anni la sezione bolognese-romagnola ha organizzato 4 adunate nazionali, 3 a Bologna e la più recente nel 2022 a Rimini, l'adunata post-pandemica, l'adunata in cui tutto ebbe un nuovo inizio. Oggi il 33 lo abbiamo sentito così tante volte che ce lo porteremo nel cuore a lungo. Nobile lo spirito degli alpini della Bolognese Romagnola, 4 Edelweiss, e poi un gruppo di alpini con la mantellina storica. Un buon nucleo, una buona unità di protezione civile, molto attiva e molto impegnata. Durante la tragedia dell'alluvione dello scorso 2023, ha partecipato alle attività di soccorso con 206 volontari, con un impegno di 1279 giornate a uomo. Inoltre, in particolare, sono state impiantate 3 cucine da campo nei comuni di Lugo, Riolo Terme e Solalolo, che hanno fornito pasti a circa 2000 persone al giorno per 3 settimane. Grazie alpini della Bolognese Romagnola! Grazie del vostro grande cuore. Vicenza vi abbraccia. La Bolognese Romagnola ci ricorda anche un loro dovere, quello di costruire la pace, che sta a significare
che come testimoni della memoria dei nostri vecchi e delle tragedie belliche che hanno vissuto, occorre farsi continuamente parte attiva della pace. La costruzione non è una semplice adesione, implica infatti fatti concreti e non solo parole, secondo lo spirito alpino della nostra associazione. Grazie alpini della Bolognese Romagnola. Sì, poi tocca a te. Sì, Matteo.